Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. Come vi ho già detto ieri, da oggi in poi sarebbero iniziati i Dev Diaries, ovvero quei video in cui la Overkill avrebbe dato ulteriori informazioni e fatto vedere altri sprazzi di gameplay. In questo primo Dev Diary abbiamo Almir, Elizabeth e Andreas, che colgo l'occasione per salutare, che ci confermano e illustrano un po' quelle che saranno le novità. PD3 in un certo senso sarà completamente diverso da PD2. La differenza più importante sarà l'esperienza generale dell'Heist. In PD2 potevi scegliere se agire in stealth o in loud, quindi un percorso binario, che hanno voluto evolvere. In PD3 potrete quindi scegliere lo stealth, ma con l'aggiunta della modalità ricerca, nella quale le guardie sono sospettose e cominciano a cercare attivamente i player. Riguardo il loud, invece, un aspetto molto interessante è il negoziato. Appena la polizia arriva sul posto, avremo la possibilità di scambiare ostaggi per ritardare l'inizio dell'assalto, oppure tergiversare e scambiarli in un secondo momento in cambio di risorse. Per quanto riguarda la location, come già detto, la gang si è spostata da Washington DC a New York, e uno dei motivi principali di questo spostamento è che New York è la capitale del capitalismo, ma sicuramente dopo il lancio del gioco i nostri rapinatori si sposteranno in luoghi diversi man mano che la storia avanza. La gang originale tornerà, ma sarà affiancata da due nuovi personaggi e di conseguenza vedremo anche altre e nuove collaborazioni tra il brand e l'esterno. Certi giocatori hanno fatto notare che rispetto al 2011, data dell'uscita di PD The Heist, la gang è decisamente invecchiata, ma gli sviluppatori hanno risposto che la storia di ogni singolo personaggio è legata a doppio filo alla storia principale e che tutto ciò che è successo in PD2 avrà ripercussioni in PD3 per ogni singolo personaggio. Come abbiamo visto dal primo trailer, una cosa che non abbiamo mai potuto fare prima è prendere i ostaggi civili e usarli come scudi per proteggersi dalle forze dell'ordine, quasi sicuramente usando solamente l'arma secondaria. Quindi, novità di oggi: modalità ricerca in stealth, scambio civili in loud o per ritardare l'assalto o in cambio di risorse, location, quindi inizialmente New York, poi dove ci porterà la storia, personaggi, gang iniziale più due ancora anonimi. Collaborazioni imminenti. Regà, per questo primo Dev Diary è tutto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima. Ciao da Everett.